Questo novembre ci regala alcuni eventi interessanti riguardanti la affascinante Luna, i pianeti e le Leonidi, un famoso sciame di meteore. Questo video parte di una collaborazione tra l'Omino delle Stelle e l'Unione Astrofili Italiane all'interno del progetto Occhi al Cielo, un e-magazine adatto per chiunque voglia avvicinarsi all'astronomia osservativa. Trovate il link in descrizione. Benvenuti cari osservatori e cari osservatrici del cielo stellato. Nell'ultimo episodio avevamo lasciato il cielo del mattino adornato da luminose stelle e pianeti splendenti. Lo stesso scenario ci accoglie anche all'alba del primo di novembre. Giove, dentro i confini del Toro, domina per luminosità il quadro cosmico disegnato dall'esagono invernale, che si staglia in queste mattine verso sud-ovest. Nel mentre Marte dimora nei Gemelli, allineato con le stelle che rappresentano le teste dei due personaggi mitologici, Castore e Polluce. Muovendo ora lo sguardo tra nord e nord-ovest, incontriamo la bella Cassiopea che nel corso della mattina lentamente si avvicina all'orizzonte. Nel contempo, verso nord-est, c'è il grande Carro, che invece s'alza in cielo tra le prime luci del dì, seguita a ruota dalla splendente Arturo, che dimora nella costellazione del Boote. Stella, questa Arturo, che incontreremo anche la sera, quando è prossima a tramontare verso occidente. Continuando a guardare il cielo durante il crepuscolo vespertino, non potremo non notare, non troppo lontana da Arturo, quasi verso sud-ovest, la brillante Venere, che ci farà compagnia per qualche mese ancora. E mentre restiamo ammaliati dallo splendore del pianeta che porta il nome della Dea dell'Amore, alzando lo sguardo verso la verticale, incontriamo il triangolo estivo, con la costellazione del Cigno che domina lo zenith. Ma non è finito qui lo spettacolo, cari osservatori del cielo, perché verso sud-est scorgiamo Saturno nell'acquario, mentre tra est e nord vediamo arrampicarsi sulla sfera celeste le costellazioni legate al mito di Andromeda, con la bella Andromeda, ovviamente, Pegaso, Perseo, Cassiopea, Cefeo e la balena, che però sorge nel corso della serata. E mentre il cielo d'Oriente conquista il firmamento, l'Orsa Maggiore nasconde le zampe sotto l'orizzonte, segnando l'inizio di una notte buia, adatta a chi ama osservare gli oggetti di profondo cielo. Infatti sarà una notte senza luna, poiché proprio il primo novembre cade il novilunio. Lunedì 4, dopo il tramonto, Venere brilla ancora a sud-ovest, con un cielo sereno e un orizzonte libero da ostacoli. Sarà possibile scorgere sotto di lei un sottile falcetto di luna, prossimo al tramonto. Il giorno seguente, il 5, sempre al crepuscolo, Selene si troverà più alta sull'orizzonte rispetto al giorno precedente, accompagnata sulla sinistra stavolta dalla lucente luna. Entrambi gli astri saranno più o meno alla stessa altezza dall'orizzonte, ma mentre Venere si trova dentro i confini dell'Ofiuco, la Luna occupa i territori del Sagittario, dove ci rimarrà per alcuni giorni, fino a quando, tra l'8 e il 9, entrerà dentro i confini del Capricorno. In particolare il 9 novembre Selene raggiunge il primo quarto, rendendosi così piacevole da vedere anche un binocolo o un piccolo telescopio, grazie ai quali si potranno ammirare le ombre lunghe dei crateri che si formano in prossimità del terminatore. Cos'è il terminatore? È la linea che separa il giorno dalla notte, in questo caso sulla Luna, dove il Sole appare basso all'orizzonte. Ecco perché si vedono le ombre lunghe. Sempre il 9, guardando poco più su della Luna, magari proprio con l'aiuto del binocolo, possiamo ammirare Deneb Algedi, una stella di media luminosità che rappresenta la coda del Capricorno. Il 10, quando l'oscurità avrà preso il sopravvento, tra sud e sud-est, la Luna fa compagnia a Saturno, seppur a debita distanza. Entrambi saranno nell'acquario. Saturno è quel puntino luminoso che si staglia sulla sinistra del nostro satellite. Li vedremo avvicinarsi sempre più nel corso della notte, fino a quando, tra l'una e le due, tramonteranno. La sera successiva, una volta rintracciata la Luna, vedremo il pianeta con gli anelli, stavolta sulla destra. Siamo così arrivati quasi a metà mese. Il 14, alle 11:18, la Luna raggiunge il perigeo, distando da noi circa 360.100 km, mentre il giorno successivo, il 15, alle 21:30 circa, sarà piena. È una sorta di superluna. Lo so, è bello ammirare la Luna piena mentre sorge al crepuscolo della sera. Peccato che con la sua luce disturba chi ama il cielo e vuole scovare nell'oscura notte le mille flebili meraviglie che lo popolano.
In attesa che torni il 9 luglio, noi continuiamo ad ammirare il nostro satellite, che la notte tra il 15 e il 16 si muove dentro i confini della costellazione del Toro. La mattina, poco prima del sorgere del sole, guardando tra ovest e nord-ovest, vedremo sopra Selene il bellissimo ammasso delle Pleiadi. Il 17 sera ammireremo la Luna nei paraggi del brillante Giove. Li vedremo sorgere quasi insieme tra est e nord-est. Seguendo i due astri per tutta la notte, li vedremo allontanarsi lentamente. Carissime e carissimi, questa è anche la notte in cui cade il massimo delle Leonidi. Le Leonidi sono uno sciame di stelle cadenti famose perché in passato hanno dato spettacolo. È uno sciame attivo da inizio novembre a inizio dicembre. Il massimo quest'anno cade il 18 alle 6 della mattina, momento nel quale, alle migliori condizioni di osservabilità, si dovrebbe raggiungere un tasso di 15 meteore l'ora, un tasso non di certo cospicuo come quello delle Perseidi, ma comunque interessante. Il radiante di questo sciame si trova nella costellazione del Leone, che sorge intorno a mezzanotte e raggiunge la sua massima altezza prima dell'alba. E visto che l'alba si sta spostando verso orari più umani, chi si alza presto la mattina potrà, con un po' di fortuna, tentare di vederne almeno una. Ed eccoci arrivati al 20 novembre, quando la mattina, guardando verso occidente alta in cielo, vedremo sempre la nostra amata Luna, stavolta però vicina alla stella più luminosa dei gemelli, Polluce, che insieme a Castore formano un interessante allineamento. Ad abbellire tutto c'è il rosso Marte, che a breve distanza osserva l'incontro. Stesso giorno, ma stavolta la sera, qualche ora dopo il tramonto del sole, guardando tra est e nord-est, Selene appare già dentro i confini del Cancro, accompagnata sempre da Marte. Una volta che il pianeta rosso e Selene si saranno alzati in cielo, potremo ammirarli al meglio con il binocolo. Prima puntiamo ed ammiriamo la Luna, poi non molto lontano scorgiamo il colorato Marte. Infine, in mezzo ai due abitanti del Sistema Solare, vediamo il bellissimo ammasso del presepe. Sabato 23 mattina, sempre 45 minuti prima del sorgere del Sole, guardando verso sud, vedremo il nostro satellite naturale prossimo all'ultimo quarto, in compagnia di Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone. E mentre ammiriamo la Luna che all'alba, giorno dopo giorno, si avvicina all'orizzonte, il 26 la vedremo più piccola del solito dentro i confini della costellazione della Vergine. Proprio questo giorno raggiunge l'apogeo, la massima distanza dalla Terra, 405.300 km da noi. Il giorno successivo, Selene, il 27, sarà vicina alla stella Spica, che è quell'astro luminoso in basso a sinistra del nostro satellite e che è la stella più brillante della costellazione della Vergine. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, siamo arrivati all'ultimo tramonto di novembre, durante il quale vedremo ben tre pianeti. Venere verso sud-ovest brilla tra le luci del dì morente. Lo vedremo luminoso e un po' più alto sull'orizzonte rispetto a inizio mese. Saturno, sempre nell'acquario, lo vedremo quasi verso sud, mentre Giove è appena sorto tra est e nord-est, insieme alla costellazione del Toro. Io sono Luca. Se ti è piaciuto il video e vuoi supportare questo progetto di esplorazione delle meraviglie del cielo, metti un bel mi piace, condividilo con gli amici e se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale. E ora non mi resta che augurarti, come sempre, buonanotte e buone stelle.